ャウトっていうそのヒロコ、そのジャポネーゼ、アビトインジャポネ、あ、大阪。プレイファレイルコルソディティンタナトゥラーレインイタリア、アデスアンコーラノンポッソアンダーレ。Quindi, faccio il corso da tramite questo YouTube, questo primo video di italiano. Oggi vorrei fare tinta naturale di castagna. E vediamo come funziona. Andiamo. Ok, adesso facciamo la liquido tinta di media. Non so questa parola giusto, ho trovato Google. In giapponese si chiama baisen. Ok, allora questo baisen. Baisen tintura di media di alumeo di rocca. Alumeo di rocca. Questo si chiama in Giappone Nyoban. Questo 2, 5, un cucchiaio. E poi questa acqua calda. Adesso così. Un po' di acqua calda per sciogliere. Non so questo tipo posso trovare in Italia. Si chiama alumeo di rocca. Alumeo di rocca si chiama. Ok, asciolgo questo. E poi questo. Tinta di media. Liquido di tinta di media. E poi acqua. Questa acqua fredda. Okay, basta così. Mettiamo un po'. Okay. Oggi vorrei fare tinta. Questo fa questo tipo bianco. Si chiama tenugui. Tenugui è per asciugare mano oppure pulisce il corpo. Può usare qualsiasi cosa. Questo tradizione da 400 anni in Giappone. Mettiamo qui. E poi un'altra stoffa così. Tutti e due sono cotone 100%. E mettiamo dentro liquido di... liquido di... tinta di media circa 20 minuti. Quantità non troppo poco, non troppo tanto, tipo, scusa, così, ゆらゆらゆらゆら、così. Ok, così aspettiamo circa 20 minuti, lascio così. Ok, andiamo a cercare le castagne. Ieri ho già raccolto qualche castagne. Vediamo ancora
anche oggi ci sono. Questo albero di castagne. Ci sono. C'è tanta zanzara. Sì, c'è, però un po' vecchio. Ok, ho trovato uno. Qui ci sono tante zanzare, quindi adesso già scappo, scappo, basta. Uva. Anche ho trovato un geranio. No. E ho messo le castagne, 1, 2, 3, 4, 5, 4 le ho messa. E dopo 20 minuti questo colore. Ok, dopo 30 minuti adesso passate dentro così. Dentro c'è castagna. Ok, attenzione, fa molto caldo. Prima meglio togliere le castagne. 1, 2, 3. Devo fare ancora una volta, quindi non buttare castagna e uso ancora. Adesso scola. Ok. Diminuito, quindi adesso ancora un po' di acqua e poi ancora 15 minuti. Pronta di acqua media, acqua tinta naturale di l'acqua tinta naturale di media. Già pronta. Allora, mentre aspettando facciamo come disegnare questo stoffa, questa bruta faccio così. E poi
唱。10セントメートリ。ピューホルテ、ピューホルテ、ピューホルテ。ピューホルテ。Chiudo bene. Chiudo bene. Una così. E Arturo è quello. Non è tenuto, non è tenuto questo. Qua facciamo Murashibori. Io uso bottiglia di vapore, ma qualsiasi bastone. Devo mettere nell'acqua calda, quindi meglio però di metallo o vetro, di vetro è meglio. E poi questo è molto interessante. Ah, questa tecnica si chiama Murashibori. Così. Forse stretto un po' più largo. Thank you.
questo mura shibori e questo. Allora, piano piano, ok, pronta di castagna. Ok, pronto, qua pronto. Allora, torno castagna. Attenzione. E poi qualche volta così gira, 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 fate così. Ok, questo è altro liquido di tintura dei media di ferro. Questo mettiamo dentro acqua fredda. Dopo 20 minuti questo colore marrone molto chiaro. Anzi, non marrone, beige. E questo trovo un po' e lavo con acqua e poi mettiamo questo liquido di tinta dei media di ferro. Okay. Ok, adesso mettiamo dentro acqua di ferro. Diventa un po' grezzo. Adesso mettiamo seconda volta dentro liquido di castagna, anche questo. Adesso diventa questo colore molto grezzo, molto grezzo. Bene, bene, bene. Ok, ok, allora alla fine vediamo come diventa. Togliamo il filo.